Ciao e benvenuti a tutti. Oggi abbiamo Lorenzo Langeli, il fondatore del blog 8bitsecurity.com, che trovate riferimenti in descrizione, e l'ho invitato per fargli alcune domande. Lorenzo, io ti ringrazio per aver accettato l'invito ed essere qui con noi oggi. Grazie a te Valerio, anche per la presentazione. E, insomma, è un onore essere qua con voi. Grazie. Lorenzo, prima di iniziare, ci vuoi spiegare per favore il tuo progetto, visto che sei il Volentieri. fondatore? Volentieri. Allora, 8bit Security è un progetto che nasce pochi mesi fa, in realtà, insieme a alcuni colleghi, con l'obiettivo di condividere le nostre competenze e conoscenze all'interno del settore con la comunità. Perché secondo noi una corretta risposta cyber agli attacchi che sono sempre più complessi oggigiorno deve essere di comunità, non può essere individuale di una singola azienda, ma deve essere una condivisione completa di quelle che sono le conoscenze. E quindi questa è la prima parte della nostra mission. E la seconda parte invece è la volontà di portare, di fare un po' di debunking, se vogliamo, alla comunicazione purtroppo tradizionale che ancora nel 2025 troviamo in relazione alla cyber security, attacchi hacker, attacchi informatici, soprattutto i mezzi di comunicazione tradizionali, in cui questi attacchi sono fortemente mistificati, sembrano quasi qualcosa di magico, spesso non vengono raccontati i fatti per come stanno, e è una cosa che ci ha sempre dato molto fastidio e abbiamo deciso di provare a cambiare un po' le carte, a provare a portare una cyber security che sia un po' più concreta e razionale, ecco. Infatti io ho visto il blog perché da LinkedIn, quando te posti, io poi ho visto e sono arrivato al blog e ho visto ci sono degli articoli che sono veramente interessanti, anche nel modo in cui sono scritti, sono easy, si capisce quello che vuoi comunicare. E allora Grazie. io ho delle domandine per te. Ci ridici chi sono gli hacker dietro al gruppo di Noname 057 e quali sono le loro principali motivazioni? Allora, riallacciandoci a quello a cui facevo riferimento poco fa, voglio iniziare con una piccola precisazione. Quando parliamo di Noname, non stiamo parlando, secondo me, di hacker, ma è più corretto dire attivisti. Perché non utilizzano delle tecniche particolarmente sofisticate o attacchi particolarmente complessi, ma il loro obiettivo principale è quello di fare propaganda e utilizzano, se vogliamo, quello che è l'attacco più banale, tra virgolette, passami il termine, che sono gli attacchi di DDoS, e, con cui puntano non tanto a monetizzare, a obiettivi economici, finanziari o di altro tipo, come per esempio avviene nel caso di gruppi più complessi che utilizzano ransomware, per esempio, ma il loro obiettivo è puramente attività di defacement, quindi danno d'immagine alle aziende che vanno a colpire con, di nuovo, l'obiettivo di fare propaganda a quello che è il regime russo, in questo caso perché stiamo parlando di un gruppo di matrice russa. E, è un gruppo che nasce dal conflitto tra Russia e Ucraina, quindi parliamo di pochi anni fa, 3 anni fa, e come detto appunto il loro obiettivo principale è quello di supportare, di diciamo fare la loro parte all'interno di Sì, questa la loro guerra, la parte. loro parte digitale all'interno di questa guerra. Ho capito, hai menzionato gli attacchi di DOS e perché vengono utilizzati da gruppi come Noname? Allora, vengono utilizzati per 2 motivi principalmente. Il primo per quelli che sono i loro obiettivi finali, quindi l'obiettivo non è né monetizzare né, come dire, distruggere in qualche modo le infrastrutture, anche perché molto probabilmente non ci sono le competenze, non è un gruppo particolarmente sofisticato, è un gruppo anche molto recente. Abbiamo altri gruppi sempre di matrice russa come Black Hat in mente, per esempio. Capaci di produrre anche malware, ransomware o payload malevoli di una certa complessità. Invece in questo caso molto probabilmente non abbiamo attori o operatori con la stessa competenza tecnica e quindi utilizzano quello che è un attacco un po' più alla portata, ecco, se vogliamo. Ma è semplice, perché da come lo dici te, dici più semplice rispetto ad altri attacchi. Ora, come si sviluppa un attacco di DOS? Perché serve anche comunque un throughput, una potenza Certo. non indifferente. E quindi loro, anche se dici che sono piccolini, insomma, non hanno tante No, competenze. sì, allora più che piccolini, nel senso che qua poi si va nell'ambito della speculazione, non abbiamo fonti certe, ci sono varie teorie che si possono fare. La principale è che molto probabilmente, come accade spesso per questi attori di matrice o russa o cinese, spesso, ma anche nordcoreana per esempio, c'è un supporto dello Stato. Quindi accade molto spesso che anche se non ufficialmente, magari la componente di intelligence della Russia in questo caso,
supporti anche economicamente, finanziariamente questi gruppi, perché comunque appunto fanno parte di questa cyberguerra, no? Cyberwarfare che si è venuto a creare. E il secondo fattore da tenere in considerazione è che purtroppo, ed è una cosa abbastanza sorprendente, ma sono sempre più diffusi i servizi, soprattutto nel dark web, che consentono di acquistare attacchi di DDoS. Quindi ci sono delle vere e proprie botnet che vengono costruite negli anni di dispositivi infetti, che possono essere server che sono stati infettati, dispositivi personali, ma anche e soprattutto dispositivi IoT, telecamere per esempio, anche del giardino di casa nostra, che possono essere state infettate, diventano parte di questa botnet, che è una rete appunto di dispositivi infetti malevoli, che vengono controllati poi da un unico attore attraverso una console di comando, con cui può inviare dei comandi e far eseguire determinate azioni a questi dispositivi. E queste botnet purtroppo sono facilmente acquistabili nel dark web. Quindi c'è per esempio stato il caso pochissimi giorni fa del DOS ai danni di X di Elon Musk, che per diverse ore, cos'era l'11 mi sembra, è stato indisponibile sia nella mattina che nel pomeriggio. E in quel caso era un attacco DOS originato dal gruppo Sandstorm, sì. Un gruppo in questo caso. Probabilmente in matrice russa, ma non abbiamo la certezza, che però sappiamo supportava Israele nei mesi scorsi. E in questo caso loro, oltre a effettuare attacchi DOS in prima persona, vendono proprio il servizio. Quindi entrando nel loro canale Telegram è possibile acquistare anche per me o per te un attacco DOS di 2 ore al prezzo di 50 dollari. Quindi sono anche prezzi abbastanza irrisori, purtroppo. E ci sono veri pacchetti, puoi comprarlo di 2 ore, di un giorno, di una settimana, e chiaramente il costo va a salire, va a scalare, però sono purtroppo alla portata. Ora, te sei giovane, non so, ma molto probabilmente lo sai perché insomma, sei del settore cyber security. Te conosci IRC, o il programma si chiama MIRC, che si usava per chattare. E io da ragazzo mi divertivo a discutere con un sacco di persone. Mi ricordo un giorno un ragazzo mi disse: vuoi scommettere, ti faccio cadere la connessione internet. Io dissi: sì, prova, prova. Una settimana senza internet. Finché Mi fece un attacco DOS. non è cambiato l'indirizzo IP del provider. No, il provider mi disse: non posso fare niente, o rifai un altro abbonamento o aspetti una Sì. settimana. È tremendo. Sì, E ok, visto che ci hai spiegato gli attacchi DOS, e se ho capito bene, si sviluppano perché queste persone, questi hacker, infettano macchine e poi loro gestiscono e comandano le macchine per attaccare un obiettivo. esatto. E in che modo l'Italia sta cercando di difendersi da questi attacchi e qual è il ruolo dell'Agenzia della Cybersicurezza Nazionale relativamente agli ultimi attacchi che erano sulle notizie, insomma, sui giornali? Allora, qua la risposta non è così semplice perché purtroppo l'attacco DOS, che può essere principalmente di due tipi, faccio questa piccola premessa, o a livello di trasporto o a livello applicativo. Nel caso di livello di trasporto, quindi va a colpire, va a utilizzare pacchetti di tipo TCP o UDP e va a saturare quella che è la banda disponibile che il server può gestire. E nel caso protocollo invece, dell'attacco a livello di protocollo, quindi nel caso di un DOS HTTP, questi bot vanno a inviare delle richieste verso il server, quindi delle richieste HTTP GET, che sono assolutamente indistinguibili da una richiesta che posso fare io attraverso il mio browser. E quindi il problema è che non è per niente facile, diciamo, distinguere una richiesta che è di origine malevola da una richiesta che è di origine Chiaro. invece legittima. Esistono ovviamente degli strumenti, non sono molti a livello quantitativo, ma sono volendo molto efficaci, anche se hanno un certo costo. Il ruolo di ECN in questo caso, secondo me, è principalmente quello di creare una sorta di standard minimo di rischio. Nel senso che spesso vediamo che questi attacchi di no name stanno colpendo siti governativi o comunque infrastrutture pubbliche, mi viene in mente l'aeroporto di Malpensa tra gli ultimi. E Esatto. quindi sicuramente ACN è coinvolto in prima persona, diciamo, in prima istanza. Però non ci sono tecniche chiare che possono essere messe in atto se non l'utilizzo di strumenti che siano in grado di attutire o comunque di mitigare degli attacchi DOS o a livello preventivo o a livello di reazione, insomma. In questo caso parliamo di
ormai quasi tutti i WAF commerciali hanno implementati dei moduli anti-DOS. Esistono poi delle soluzioni un po' più avanzate, ma anche chiaramente più costose, come quelle di Cloudflare o di Akamai, che utilizzano un sistema di caching grazie ai loro server CDN di Content Delivery Network, che sono distribuiti praticamente in tutto il mondo, che vanno sostanzialmente a sostituirsi al server, quindi rispondono alla richiesta che viene effettuata al posto del server attraverso un sistema di caching. Quindi si tengono in pancia, diciamo, il contenuto del tuo server e sono i loro stessi server a rispondere a queste richieste, e in questo modo sono in grado di gestire una mole di traffico molto superiore. Per esempio, nell'ottobre 2024 è stato registrato il più grande attacco di DOS mai documentato nella storia, e Cloudflare è stato in grado di mitigarlo completamente, e parliamo di 5,7 terabit di traffico al secondo, quindi sono 5.700 praticamente gigabit di Sì, traffico sono tanti, al secondo, sono sono veramente tanti. tantissimi, E veramente tanti. Cloudflare è riuscito ad assorbirlo completamente attraverso appunto questo sistema. E Ah. poi abbiamo anche altre piccole tecniche, come per esempio quando navighiamo i siti web e ci esce la classica box "non sono un robot" con il logo di Cloudflare o Akamai. Quella è un'altra tecnica, perché se il mio computer banalmente sta generando 3-4 richieste, magari alla quinta mi viene chiesto di verificare se sono un bot. Io, che sono un utente, sono in grado di premere sul box, magari un dispositivo, una telecamera che agisce automaticamente, Chiaro. non sarà mai in grado di farlo. Quindi queste sono, diciamo, le tecniche principali a livello preventivo. Quindi parliamo principalmente di strumenti. Purtroppo l'attacco di DOS è un attacco non sofisticato, perché si tratta semplicemente di inviare richieste, quindi non c'è uno studio particolare dietro, ma allo stesso tempo è un attacco estremamente efficiente, ed è il motivo per cui è anche così utilizzato. Chiaro. E quindi purtroppo le principali difese sono proprio a livello di strumenti, almeno a livello Non è preventivo. chiarissimo. È chiarissimo. Ora all'inizio tu hai detto, e quindi hai risposto già alla mia domanda riguardo a Noname, il perché fa queste cose per via del conflitto con l'Ucraina, e quindi loro fanno la loro parte. E Esatto. questo me l'hai già risposto. Però io non capisco, cioè, se effettivamente non lo fanno a scopo di lucro, che guadagno hanno? Anche perché chi gliela dà poi l'infrastruttura e i soldi? Ma allora, come ti dicevo prima, torniamo nell'ambito della speculazione, ma è molto probabile che siano finanziati dallo Dai Stato, russi. anche dai russi, anche perché per quanto possano magari agire direttamente nell'infezione di almeno un certo numero di dispositivi, ma comunque per gli attacchi che abbiamo osservato in questi anni, è estremamente improbabile che in così poco tempo, cioè dal 2022, siano stati in grado di creare una botnet così, diciamo, avanzata, e quindi molto probabilmente devono sostenere una certa quantità di costi, no? Chiaro. E sicuramente non guadagnando niente, sicuramente da qualche parte, insomma, i soldi arrivano, per cui possiamo ipotizzare una versione di questo tipo. E secondo la tua esperienza, le istituzioni italiane, ma anche le aziende italiane, e come possono rafforzare o difendersi contro questo tipo di minacce? Allora, sicuramente mi aspetto che qualsiasi organizzazione sia quantomeno dotata di un WAF. Questo ormai lo diamo, spero, per assodato. Magari non è così banale per le piccole e medie imprese, ma almeno a livello pubblico, quindi almeno siti governativi e per quanto riguarda le grandi imprese, mi aspetto che siano tutte dotate di WAF anche di un livello piuttosto alto. Quindi parliamo di prodotti come Palo Alto, Ci appunto. vuoi spiegare per favore che cos'è il WAF? Perché magari c'è qualcuno che non lo sa Giusto. e. Sì, il WAF è un firewall applicativo, sostanzialmente, l'acronimo sta proprio per Web Application Firewall, ed è diciamo un firewall, quindi è in grado di monitorare e come dire, interagire sul traffico che viene indirizzato verso un'organizzazione, ma a livello applicativo in questo caso, quindi è un firewall di tipo più avanzato, quindi è in grado anche di analizzare il contenuto dei pacchetti e lo stato delle connessioni, sostanzialmente. Ok. E ascolta, visto che nella tua spiegazione di prima hai praticamente risposto a tutte le mie domande, io avrei invece una domanda alla quale io tengo molto per i ragazzi come te, giovani, che appunto, soprattutto in Italia, che la cybersicurezza è un po' arranca un po', insomma, come dire, sta prendendo piede, viene considerata
più importante adesso. Sì. Ragazzi giovani come te, appunto, che si vogliano approcciare a questo mondo, che cosa gli potresti consigliare? Allora, domanda difficile, nel senso a livello di istruzione o a livello professionale? Potrebbero dividere le due cose. Livello di istruzione, poi professionale verrà dopo, però Certo. io parlo con molti ragazzi da 20, 20 anni, 21, 22, insomma, questo range, e tutti mi fanno la stessa domanda: ma che devo studiare? Ok, beh, sicuramente Quindi. la risposta più banale è sicuramente percorsi di laurea in informatica o anche sicurezza informatica, quanto a livello di cyber security esistono dei percorsi dedicati, a Milano per esempio la statale ha un percorso dedicato sia triennale che magistrale in cyber security, e poi esistono delle certificazioni che hanno un costo ma sono molto valide, mi viene in mente la CISA Plus, certificazioni che danno delle basi molto solide. Un'infarinatura piuttosto generale nell'ambito della threat intelligence, della incident response, insomma delle attività di base di quello che è un SOC, e sono certificazioni che assolutamente preparano a quello che poi è la professione, almeno all'interno di un SOC, insomma. E a livello professionale, io, se posso dare un consiglio, Certo, levi. è quello di iniziare da un'attività di incident response. Di primo livello, nel senso che ho conosciuto tante persone del settore, tanti colleghi che iniziano chiaramente ognuno dal suo ramo, dal suo punto di partenza. Però secondo me quello che ti dà la possibilità, un SOC, le possibilità che ti dà un SOC, quindi monitoraggio degli incidenti, degli eventi all'interno di reti, supponiamo per esempio a livello di consulenza di tanti clienti diversi, ti permette veramente di vedere tante cose diverse. In veramente pochissimo tempo. Quindi in pochi mesi ha la possibilità di vedere le basi un po' della malware analysis, della threat intelligence, di un CSIRT, ed è secondo me molto stimolante, piuttosto che e poi successivamente evolversi magari verso un percorso più specifico, appunto da malware analyst o da threat intelligence. E piuttosto che iniziare direttamente in un percorso già più specifico, che però secondo me preclude un po' poi quella che è la conoscenza a 360 gradi. Chiaro, quindi è meglio. Ok, sono d'accordo con te. Quindi è meglio iniziare a vedere un po' di tutto Un e po' poi di col tutto, tempo ti esatto. specializzi. Sì, Iniziare a livello più perfetto. orizzontale e poi dopo andare a livello più Sì, verticale. esatto, perfetto. Questo consiglio è molto valido. E ora io poi in descrizione lascio tutti i tuoi riferimenti. Ho visto che sul sito internet, quindi sul tuo blog, hai anche il contatto di LinkedIn per chi ti vorrà aggiungere su LinkedIn, che vedo che sei anche preparato e la cosa mi fa molto piacere. Grazie. Mi fa molto piacere perché, insomma, in Italia c'è veramente carenza di persone preparate. Guarda, non dico neanche brave, ma preparate. E quindi sì, è importante. E niente, io ti ringrazio per aver accettato l'invito, per aver dato queste informazioni e i tuoi preziosi consigli. E per tutti poi i riferimenti, come ho già detto prima, li lascio in descrizione. Perfetto, grazie a te Valerio, è stato Ti veramente un piacere essere qua con voi. ringrazio. Grazie a tutti, ciao! Ciao.